Ok, la squadra di football per cui giocavo, per la quale giocavo insomma a football, appunto. Ah, a Crotone. A Crotone, a Crotone, la mia Crotone che adesso è a 2000 qualcosa chilometri di distanza. Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video breve perché non penso che bisogna approfondire molto il discorso, ma per un semplice motivo. Già forse l'avete visto nel titolo, non so se metterò proprio questo titolo o ne metto un altro, ma ad ogni modo, mettere i pesi a posto. Sono proprio in bilico perché così mi vedete meglio. Vabbè, metto la gamba giù. Mettere i pesi a posto, perché è importante? Allora, innanzitutto, chi deve mettere i pesi a posto? La nostra palestra, le palestre in Italia, ma non solo, anche a livello internazionale, ha questo problema comune, di gente che si allena e lascia i pesi che utilizza in mezzo ai piedi. Beh, ragazzi, questa è una forma mentis che qua in Germania non ho trovato. Anzi, io ho visto che i pesi che vengono utilizzati in palestra qua vengono, naturalmente i bilancieri parlo, vengono smontati e ricollocati nel loro posto originale, come i manubri, come anche le panche. Se vengono spostate da una parte all'altra dalla palestra, dopo vengono rimesse a posto. Quindi, indice del fatto che non è soltanto è per un problema internazionale, ma non di tutti, però non è soltanto una forma mentis proprio del palestrato, delle cose, è proprio una questione di inciviltà. Perché è importante mettere i pesi a posto? Perché se io trovo scritto i pesi da 12, da 14, da 16, da 18, messi bene in ordine, la conseguenza logica è che poi ci sia il 20, ok? Se io mi trovo il 1,24 e poi a fianco mi trovo 1,22, dopo devo andarmi a trovare il 30 e il 16 e se lo sono portati non sappiamo dov'è, e poi trovo un 10 e non trovo più l'altro, i manubri da... È normale che uno si crea casino, due si crea casino, tre si crea casino e disordine, quattro si crea disordine e casino. Per un semplice motivo, perché avere i pesi collocati nella loro rastrelliera, nel loro posto, i 5 kg, con i 5 kg, anche i dischi parlo, i manubri da olimpionici sono lì, le cose sono lì. Avere proprio la forma mentis di dire, e la mentalità di dire, appunto, mettiamo in ordine, è un trovarla in ordine la prossima volta che vai tu che stai guardando il video, e trovarla in ordine io che vado in palestra, e se sia tu che io facciamo il nostro dovere, ok? La prossima volta, la volta successiva, la troveremo ancora in ordine. La troveremo ancora in ordine la prossima volta ancora e così via. Ok? Quindi, beh, raga, è semplice, no? Ci sono molti frequentatori di palestra pensano che, e allora l'istruttore perché c'è? Innanzitutto si chiama istruttore e non manutentore. Magari l'istruttore è laureato, magari l'istruttore ha fatto dei corsi, si è aggiornato e quant'altro. Non che voglio mettere delle divisioni, delle cose, però l'istruttore, come il personal trainer, come il proprietario della palestra, non è tenuto a dare a te, a metterti i pesi a posto a te. Lo fa perché ci tiene a quello che sta facendo, perché ci ha investito tempo, soldi, perché c'ha del personale, perché ne va della sua pubblicità. Ok? Però non è giusto. Non è giusto perché un istruttore, io l'ho fatto l'istruttore in più di qualche palestra, e vi posso garantire che l'orario mio era, nelle prime volte che andavo a lavorare, erano 12 ore al giorno, ok? Sottopagato, laureato e tutto, e mi pagavano la bellezza di 400 euro al mese, 5 volte a settimana. Perché sei andato? Perché avevo bisogno di soldi. E arrivare la sera verso le 9, 9 e mezza, dopo che sei là dalle 8 e mezza, 9 di mattina, a rimettere tutti i pesi a posto e a lavare. Per fortuna la palestra era piccola, devo essere sincero, e si faceva subito. Però rimettere tutti i pesi a posto, a lavare per terra e quant'altro, ok, io insieme al proprietario eravamo tutti e due insieme là dalla mattina alla sera, e alla sera mettevamo tutto quanto a posto, perché tu in civile hai lasciato un macello, uno schifo per terra. Ecco, fratelli, fratelli, sì, vabbè, ecco, popolo di sport, non è molto, molto carino, non è molto carino. E mi è uscito fratelli prima perché ho i fra come d'apposta, insomma. Quindi,
non è carino. La prossima volta che vai, ah, ma quello lo lascia in ordine, quello che lascia in ordine, non vedere sempre quello che fanno gli altri. Fallo tu per primo. Dai, fai l'esempio, ok? Poi quello che vogliono fare gli altri sono cazzi degli altri. Ma tu devi essere sicuro e convinto che quello che stai facendo è giusto, anche perché l'istruttore è lì per seguire. Se io perdo 20 minuti ogni sera o 20 minuti per rimettere a posto la palestra, magari c'è una persona di là che sbaglia l'esercizio, dall'altra parte della struttura che sbaglia l'esercizio, io non lo sto guardando, ok? Magari c'è qualcuno che ha bisogno di un aiuto e non posso andare. Perché? Perché sono a mettere a posto questi maledetti pesi che vengono lasciati in giro e combinano solo disordine e guai, ok? Senza parlare del fatto che poi può passare qualcuno e cade. Allora la colpa di chi è? Della struttura? Di chi non ha messo i pesi a posto? Di quello che non l'ha visto? Ragazzi, un pochettino anche di rispetto perché per dove vi andate ad allenare, per la persona che ci avete a fianco, un po' di rispetto anche per gli altri e poi per voi stessi, no? Vi piacerebbe allenarvi in una palestra dove c'è solo casino e caos? E che cos'è? Ho capito la musica rock, metal, dubstep, quello che volete. Ho capito il gridare, sì, la magnesite che vola, il jazz, quello che fa polvere, sì, va benissimo. Però anche le più grandi palestre di powerlifting, dove si picchiano per andare a fare un deadlift, sono in ordine. Indice del fatto che per avere un ordine nell'allenamento bisogna avere un ordine mentale. E se hai un ordine mentale, tu quel bilanciere dopo lo metti a posto. Quel manubrio dopo lo metti a posto, quella panca la metti a posto, non che io arrivo coglioni di turno e devo andare a girare mezza palestra per trovare un 24 kg perché tu le usate dall'altra parte, a me magari servono alla panca e devo andarmi a far perdere 3 o 4 minuti tra una serie e l'altra perché devo andarmi a recuperare i pesi. E che cos'è? Non è così che si fa, ragazzi. Non è così che si fa. Ok? Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi avvicino e faccio l'outro da un po' più da vicino. Ecco qua. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, commentate, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto, fatemi sapere anche la vostra se avete avuto delle esperienze del genere, non so che cosa stia riprendendo sinceramente, però iscrivetevi al canale, insomma seguitemi sulla pagina Instagram e Facebook, c'è in.sport.fit e buon allenamento da InSport, ciao!